Che stai toccando? Volevo vedere la grandezza del microscopio. Intanto la devi finire di tossire, ti torno a ripetere. È quanto un Tampax. Questi sono i Tampax che usa Federico. Una notoria buongustaia. Surprise, mother... Per le prossime 24 ore mangerò i cibi meno preferiti dei fast food, ma non dei commessi questa volta. E già, perché poi mi dite che faccio sempre gli stessi video, sarebbe stato troppo banale. Anche se per ora mi sto divertendo tantissimo a rifare questi video che ho fatto 3-4 anni fa nel 2024. Quindi ho deciso di dare un twist a questo episodio. Infatti non sceglierò i cibi più odiati dai commessi dei fast food, ma dagli youtubers ai fast food. Partirei da uno dei youtubers che stimo maggiormente, è veramente uno dei youtubers che guardo anche di più in questo periodo, il mio amico Niccolò Balini, aka Human Safari, un magnate con il quale non so quando uscirà questo video, ma non vi voglio dire niente, ma uscirà un video presto con lui. Gli ho chiesto qual è il cibo che odi di più del McDonald's. Vediamo cosa mi ha detto. Allora, l'ultima volta che ho mangiato al McDonald's era il 2010. Io andavo sempre sul sicuro con il filetto fish, però una cosa che proprio non mi piaceva, l'ho assaggiata una volta, buono, la torta di mele. Non so neanche se la facciano ancora. Allora, potevi un attimo informare almeno prima? La torta di mele io non credo la faccia. Adesso vado a controllare sul sito. 2010, quindi da 14 anni Human Safari non mangio al McDonald's. Ci vogliamo credere? Crediamoci, dai, crediamoci. Come cazzo fanno a piacerti la torta di mele? Ma che cazzo mangi? Vediamo se la troviamo, dai. Mio caro Human, purtroppo, proprio come credessi... Credessivo, credebbimo. Come si dice? Ma minchia, mi confondo. Come credevo, purtroppo la torta di mele non c'è. Perché sono passati 14 anni. Il McDonald's ha dovuto anche un attimo ingrandire il suo parterre di torte. Ma non disperarti, oggi non voglio deluderti. Quindi, non siamo più nel 2010. Dobbiamo fare le cose real, caro Human Safari. Che ti fai derubare in India solo per fare il clickbait, però va bene. Per non lasciarti, anzi per lasciarti di stucco con un barbatrucco, ho preso tutte e tre le torte disponibili dal McDonald's. Le voglio provare, sono tutte distrutte, porca, perché giustamente quei bastardi non è che stanno attenti. E iniziamo da... Si è un po' rotto? Minchia, che bello! Cioè, guarda che perfezione, Niccolò, ma che cazzo mangi? Brownie al cioccolato con cocco e noci pecan. Cioè, ma come fai a non mangiare sta roba? Specie tu che non devi fare dieta. Assaggiamolo per te. Minchia, guarda quanto è umido dentro. Lo vedi l'umido? È buonissimo, a parte gli scherzi. È strabuono, è croccantino sopra. Le noci pecan benissimo ci stanno. Cocco fantastico, ma la consistenza, la consistenza è una hit. Un po' piccolo cazzo, cioè guarda quanto è piccolo la porzione. Ma davvero come dolcino è un 10. 5 Human Safari su 5. Bello chewy, bello cioccolattoso. Ma te lo consiglio e te lo puoi mangiare. Andiamo avanti. Ovviamente continuiamo con il cioccolato. Io questa l'ho già mangiata l'altra volta, quindi te la faccio vedere e ci do anche uno smozzico. Torta 3 cioccolate multistrato. Questa potrebbe essere un po' too much per te. Secondo me tu sei un tipo un po' da dolce, un po' più tipo, che ne so, un dolce con le fave o coi fagioli, non lo so. Ti vedo un po' un hipster del cazzo. Te la faccio assaggiare, cioè, guarda, e ti dico. Lo so che l'ho mangiata pochi giorni fa, ma c'è qualcosa di liquoroso. Niccolò, non è la torta per te questa. È buona, ma non è la torta per te, ti conosco. Andiamo su quella che potrebbe essere invece proprio la tua torta, che purtroppo è arrivata a casa mia così. Se magari facessimo un po' di attenzione, porca put, mi sarebbe arrivata sana. Cheesecake alla fragola, un po' chimica. Molto chimica. Vediamo la base. Il gelé sopra non mi piace proprio, qui ti do ragione. Sai che questa non mi piace per niente. Cioè, visto, visto, TV verità, no clickbait. Questa mi fa veramente poco piacere mangiarla. Quindi se ti dovessi dare un consiglio, Niccolò Balini, buttati sul brownie. Mangiati il bar, mangiati il... Oh, ti devi mangiare il brownie. Andiamo a vedere cosa ha riservato per noi il mitico Michele Betti. OMG ragazzi, sono in un video di cibo di Murri, sono un po' emozionato, iscrivetevi al mio canale. Comunque, cibo che veramente un gran cuoco del KFC. Allora, te direi l'insalata, l'insalatona vegetariana. Cioè, ma chi è che va a sti posti e se prende l'insalata? Ma so che te farei un favore. Bastardo! Quindi, la pannocchia col purè.
Ma che cacchio se la deve prendere la pannocchia col purè? Prendi la pannocchia col purè. Guarda, Mekshosha, ti potrei già rispondere in questo momento, ma aspetto che mi arrivi il cibo per risponderti. Comunque, pannocchia col purè? Pannocchia col purè sia. E prendo anche la salsa gravy da mettere sopra il purè. Ed eccoci qua, con quella che ormai è una routine da circa 6 mesi a questa parte. Io ormai non ho più un'alimentazione controllata da quando ho deciso di intraprendere questa incredibile avventura sui social. Ho speso 20 euro, cari amici follower, ma non perché la pannocchia, il purè e la gravy sauce fosse chissà che costosa, ma perché siccome ho una fame della madonna. Oh, ma sono così piccole. Ma sto volando, cazzo. Ho preso anche 2 piadine che onestamente vorrei farvi vedere in quanto entità e dimensioni. Questa è la piadina di KFC. Ma che cosa succede? A parte che sembra una moto, ok? Che cazzo di pacco è? Ma questa è la piadina, ragazzi. Ma che ci devo fare? Volevo andare a valutare con voi la piadina. 6 euro e 60. Mi sembra un furto. Ma partiamo dall'ordine di Michele Betti. Allora, il buon Betti, che è nato veramente, purtroppo, ecco, non posso dire quello che sto pensando perché poi ormai, oddio, manco una battuta si può fare. Però secondo me doveva prendere due begli schiaffi da piccolo e ti faccio vedere che mangiava tutto ora. Ora, Michele Betti, che si chiama in realtà Federico, non mangia né il purè né la pannocchia. Ora, intanto che non mangi il purè lo vedo veramente sbagliato e poco credibile, a cui aggiungo la salsa gravy perché questo qui sarà un bel pastone di calorie che ti tiene proprio in vita. Non mi hanno dato ovviamente la cucchiaia. Ciao. E insieme al nostro puree abbiamo la pannocchia. Ora, se non ti piace la pannocchia, ho diversi dubbi che mi pervadono, ma intanto vediamo com'è la pannocchia, perché forse Mekshosha l'ha già provata e è tutto fumante, ma come cazzo fa ad arrivare tutto così caldo? Ha dei brutti ricordi con la pannocchia del KFC? Vediamo un attimo. O suggerisce bene Federica con altre pannocchie. Una buonissima pannocchia. Tra l'altro da noi è un'istituzione, la cosiddetta pollanchia. Vieni qua, ti faccio assaggiare una bella pollanchia. È buonissima. È del mais caldo, veramente incredibile. Devi raspare con le tue, con i tuoi dentoni da coniglio. Ma come fa a essere così calda, Bobby? Intanto se puoi tossire a f***culo da quel lato, eviti di imbestarmi. Che stai toccando? Volevo vedere la grandezza microscopica. Intanto la devi finire di tossire, ti torno a ripetere. È quanto un Tampax. Questi sono i Tampax che usa Federico. Una notoria buongustaia. Adesso capisco quello che sta dicendo Michele Betti. Cioè, ovviamente non è una cosa che prenderei al KFC, ma posso dire che è molto buona. Cioè, affiancata in un menù come side, in realtà non mi darebbe fastidio. Anzi, menù come? Contorno. Si dice side in inglese, se non sai niente. Ma andiamo al puré. Da come ha, prenditene le tue responsabilità perché hai 86 anni e devi crescere. Da come ha affermato Mekshosha, chisopia, cito testualmente, chisopia è il puré del KFC. Adesso lo andiamo a assaggiare insieme. È buonissimo. No. Federica è come Nika. Non bisogna c'è del cibo nelle vicinanze, nonostante si sia mangiato 6,5 kg di poke. No, però a me è una salsa gravy. Che? Sembra una salsa di lumache. Sembra una salsa di lumache. Ma perché non ti metti con Mekshosha? Che stai scemo e più scemo. A me piace il purè. È buonissimo. Cioè, Mekshosha, sei veramente un bambino. Ecco, adesso te lo posso dire e me ne assumo le mie responsabilità. Citami in giudizio. Cioè, hai le palle di citarmi in giudizio. E ne andrà a finire davanti a un giudice. Perché poi io dirò al giudice: Mekshosha non mangia il purè. Quello prende il martelletto, ti do uno schiaffo, un colpo di martello in testa, ti resetta e ti mangi il purè finalmente. Buonissimo, ragazzi, non so che dirvi. Questo lo finisco sicuramente. Ma volevo perlomeno congedarvi con questo cazzillo per capire se effettivamente vale i 6,60 euro. Non vale i 6,60 euro. Concludiamo questa 24 ore con un youtuber che non vi aspettereste, perché probabilmente molti di voi non lo conoscono, ma stiamo parlando del mio grafico. Andiamo a vedere il buon Marco X2 Marco. Poi che cazzo di nome è, compa? Spiegacelo nei commenti. Vediamo qual è il suo panino meno preferito dal Burger King. A lui è toccato il Burger King. Let's see everybody. Il panino peggiore che potrai mai provare al Burger King sono tutti i panini plant based. Per la precisione però ce n'è uno in particolare, ovvero il nugget burger, questo qua. Un insieme di soia misto a pastella. Orrido, orrido. Se riesci a mangiarlo tutto ti devo 3 mesi di copertina gratis. Sì. Guarda che stai scherzando con il fuoco. A parte che cazzo dici, Marco, che io mi ricordo che erano molto buoni invece i panini plant based. Ho fatto un po' di spesa,
dal Burger King, perché ovviamente le signorine hanno richiesto delle robe e io gli sto per incubare un chili cheese bites, così imparano. Madonna, i chili cheese bites sono sempre un orgasmo. Qui abbiamo il nostro panino 100% plant-based nuggets. Quindi un nugget burger con all'interno nuggets vegetali, vegani sostanzialmente. Formaggio a questo punto penso sia vegano, tutto vegano, maionese, lattuga. Da quello che mi ricordo, quando ho provato il plant-based Whopper era spaziale, ma stiamo parlando di 4 anni fa. Questo credo di non averlo mai mangiato, quindi un panino con il pollo vegano. Non abbiamo alternativa che andarlo ad assaggiare. Allora, se non lo sapessi ti direi che è pollo paro paro. Marco, non capisci un... Nota invece di demerito assoluto, il pane. Cioè, gli ho dato uno smozzico a più croste dell'Etna in eruzione. Guarda che c'è qua. Sembra il Monte Fator quando Frodo va a buttare l'anello per ammazzare Sauron. Cioè, come cazzo fai a fare un pane così? Ma i nuggets sono veramente, ma veramente buoni. Che panino hai mangiato, compà? Adesso mi devi 3 mesi di copertine. Io questo me lo mangio molto volentieri dopo un leg day devastante. Ma cioè, proprio dire che non capisci un cazzo è riduttivo. Aspetta, l'assaggio io. Con la mente di Bruno Barbieri. Mamma mia, il pane già si vede fa cagare. Non fare l'esperta, il pane si vede che fa cagare. Che ne sai? Hai sgarrato 6 mesi di fila come il sottoscritto per poter dire una cosa del genere. No. Sembra pollo, è speziato benissimo. Tra l'altro la wombo combo di ketchup e maionese è buona in culo. Io continuo a dire che il Burger King è sottovalutatissimo. Ma sei sicuro che non è pollo? Guardate la texture. C'è un po' di dubbi. Sarà un... non mi stare così come con quell'occhio da cerco. Sei tan. Croccantissimo. Cioè, ma poi veramente la speziatura è pazzesca. Secondo me il Burger King veramente sulla speziatura una marcia in più. Le promesse sono promesse. I prossimi 3 mesi di copertina te li puoi sognare. Copertine gratis. Grazie mille. Quindi ragazzi, io spero che questo video vi sia piaciuto. Non mi è finita poi così male. A parte Human Safari, che effettivamente è andato a scegliere forse il punto debole del McDonald's, perché le torte non mi hanno proprio convinto, a parte il brownie. Mike Shosha, mi dispiace, non capisci veramente un cazzo. E anche tu, caro Marco, hai preso un gran granchio. Doppio. Tu hai fatto proprio la 71, la 69 con il Darculo. Perché 3 mesi di copertine gratis si faranno sentire sul tuo PIL pro capite. Grazie a tutti, ci vediamo al prossimo video.